Ciao a tutti gattini e gattine. Oggi come... Ops, è cascato un foglio. Adesso lo recupero. Scusate un attimo. Allora, ecco, ok, allora io non mi ricordo però di averlo lasciato qui, perché comunque io pulisco sempre la scrivania prima di iniziare a registrare, è una cosa molto strana. Vediamo che c'è scritto. Ciao piccola lucertolina intrappolata, mi presento anche per quelli sciocchini dei tuoi iscritti. Prima di tutto io non sono di certo una lucertolina intrappolata e voi che mi seguite o che mi seguirete non siete mica sciocchini. I gattini e le gattine, tra virgolette, ci sta prendendo in giro. Come lo definisci tu? Io li definisco in un altro modo, ovvero dei topi di fogna. Ragazzi, non l'ascoltate, questo tipo è proprio uno scemo. Comunque, segui alla lettera tutti i miei comandi per scoprire qualcosa di inaspettato, che di sicuro nemmeno nessuno dei tuoi iscritti si aspetta. Troverai un biglietto che ti potrà aiutare a trovare la cosa misteriosa, ma questo solo se vai in un posto dove si ha privacy, firmato il mistero. Io di certo questo non l'ho scritto, quindi le cose sono due: o mia mamma o qualche altro componente della famiglia mi sta facendo uno scherzo, oppure c'è qualcuno, questo mistero, che vuole qualcosa da me, e io penso la seconda. Ok, comunque un posto dove si ha privacy, penso al bagno, quindi andiamoci subito. Perché io voglio scoprire chi è. Qualcosa di inaspettato, io non so davvero cosa può essere. Andiamo in bagno, ragazzi, e vediamo se c'è qualcosa. Allora, per lustro in giro. Allora, qui non c'è niente. Scusatemi, ragazzi, se io non riesco ad inquadrare, magari. Allora, perlustriamo un po' qua. Oh, ragazzi, non l'ho inquadrato, ma c'è qualcosa. Una molletta con un bigliettino. Andiamo nella postazione e leggiamo cosa c'è scritto. Allora, leggiamo subito. Andiamo di nuovo nella nostra postazione. Scusate ragazzi, allora. Apriamo allora. Qua c'è una molletta, cosa molto strana. Questo è il tuo indizio, una molletta del bucato. Io non so, cioè, a cosa mi serve questa? Forse è qualcosa per farmi capire. Io andrei a vedere allo stendino a questo punto. Andiamo. Una molletta del bucato, boh. Apriamo la porta. Ciao. Eccoci qua. Allora, il vento. Adoro il vento, ragazzi, non ci fate caso. Qua nello stendino, infatti, c'è qualcosa di strano, un biglietto. Di certo mamma non stende i fogli di carta. Vediamo subito. Allora, qui c'è un'altra molletta che tiene fermo il bucato. Allora, che il bucato, poi sto fogliettino, che per lui sarebbe il bucato. Fermi, ok, leggiamo anche questo e vediamo cosa c'è scritto. Allora, complimenti, sei arrivata fin qui, mi sta prendendo in giro. Vai in un posto dove una persona ti dice di non frugarci mai. In camera di mio zio. Lì lui mi dice quasi sempre di non entrare, quindi andiamo lì. E vediamo un po'. Guardiamo magari in questo comodino. Allora, qua, a parte tutte le sue medicine,
e le sigarette. Anche se non si dovrebbe fumare, ma vabbè, non c'è nient'altro. Guardiamo in quest'altro, nel letto magari, nel letto. Riguardiamo qua sotto, ma sotto i cuscini non mi sembra di vedere niente. Guardiamo in questo comodino. Sì, c'è qualcosa. Aspettate che ci guardo meglio. Ok, è una penna con attaccato un bigliettino. Leggiamo subito. Andiamo a vedere. È una cosa molto strana. Guardate. È una penna, tra l'altro arancione, che è uno dei miei colori preferiti. Ecco qua. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Eccoti di nuovo. Questo è un altro indizio. Una penna. Vai dove di solito le tieni custodite. Qui dove siamo, nella mia postazione, nella mia scrivania. Forse nell'astuccio? Non lo so. Vediamo negli astucci. Apro anche l'altro, questo qui. E vediamo anche questo, prima non mi sembra che ci sia niente. Vediamo qua, no. Vediamo questo, allora qua non c'è niente. Qua nemmeno, ragazzi. Qua mi sembra neanche... No, aspettate, questa vi può sembrare una gomma, ma non lo è. È un bigliettino. Per il momento, ragazzi, comunque stiamo andando benissimo. Allora, apriamo e vediamo cosa c'è scritto. Adesso che hai trovato la cosa fondamentale, sono obbligato a farti complimenti, ma leggi le mie parole. The garden sarebbe. Il giardino. Ok, ragazzi, devo andare in giardino. Quindi adesso andiamo in giardino. Però prima magari andiamo a recuperare le chiavi di casa, perché se no in giardino non ci si può andare. Eccole qui. Andiamo. Eccoci, adesso stiamo uscendo. Eccomi qui. Chissà se la caccia al tesoro sarà finita. C'erano comunque parecchi bigliettini. Boh, chi lo sa. Allora, ragazzi, io sono fuori e questo biglietto inquina pure, non si tiene nel prato. Ragazzi, mi raccomando, non inquinate mai. Comunque penso di averlo trovato. Saliamo le scale. Saliamo sempre di più. Ed eccoci arrivati in casa. Chiudiamo la porta. Ok, ecco il biglietto. Allora, ecco il biglietto. Aspettate. Andiamo a riposare le chiavi. Ecco fatto. Adesso andiamo di qui e ci siamo. Apriamo questo biglietto. Anche se una cosa strana che ho notato è che non c'è un oggetto comune, ma c'è questa piccola faccina che rappresenta un piccolo vampiro, cioè un vampiro. Vediamo un po' il biglietto. Questa faccina rappresenta quello che sono un vampiro. Ma sta a te indovinare quale. Boh, ci sono tanti vampiri. Cioè, poi io guardo molti film di vampiri, cioè
Sono abbastanza appassionata, però, cioè, sapete indovinare quale? Molte persone nei film, ovviamente, perché non penso i vampiri esistano. Forse è qualcuno che mi sta prendendo in giro, o forse esistono, ma comunque io non ci credo molto. Penso esistano solo i vampiri buoni o il Conte Dracula. Il Conte Dracula è uno dei vampiri più noti. Sarà mica lui? Boh, ragazzi, io non lo so davvero. Comunque, scopriremo tutto nel prossimo episodio, perché ci devo riflettere meglio. Quindi, gattine e gattine, dopo questo episodio molto misterioso, io vi mando un bacione e un abbraccio. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale, così da diventare anche voi dei gattini e gattini, voi ragazzi che guardate da casa, di seguirmi su TikTok. Come Valentina Pellegrino 2, trattino basso Pellegrino 2. E niente, quindi io vi mando un bacione, un abbraccio e ciao, a presto!